Amici sportivi del Nara, è appena finita da pochissimi secondi la 17ª tappa del Giro d'Italia 2019, la corsa più bella del mondo nel paese più bello del mondo. Tappa meno spettacolare rispetto a quelle ieri del Mortirolo, ma che comunque ci dà un sacco di temi di cui discutere. Praticamente oggi la sede di tappa di partenza di oggi era quella di Commezzadura nella Val di Sole e la sede di arrivo della tappa odierna era situata ad Anterselva, nello stadio del Biathlon, dove, tra parentesi, l'anno prossimo, nel mese di febbraio, si correranno i mondiali di Biathlon, dove la nostra Dorothea Wihrer può vincere un'altra medaglia d'oro. Chiusa parentesi. Analisi della tappa odierna, cosa posso dire? Fuga che, come nelle ultime occasioni, è arrivata in porto, una fuga che si è formata in maniera non efficace come le scorse volte che la fuga di giornata è partita praticamente subito al chilometro zero. Diciamo che se oggi i corridori hanno fatto molto fatica a creare una fuga molto interessante, alla fine 18 corridori nel passo della Mendola, non considerato GPM nella tappa di oggi, sono riusciti ad evadere definitivamente dal gruppo e a formare la fuga di giornata, e fra questi 18 corridori c'è il nome del vincitore. Ma oggi poi sia i fuggitivi sia il gruppo Maglia Rosa hanno percorso tre Gran Premi della montagna, due di terza categoria e uno di quarta. Quello di quarta era quello di Elvas, il primo di terza categoria era quello di Trento, e l'ultimo Gran Premio della montagna di oggi coincide anche con l'arrivo di Anterselva di terza categoria. Allora, un gruppo dei fuggitivi che fino praticamente alla salita di Anterselva è stato praticamente abbastanza compatto, se non negli ultimi 15-20 km tanti corridori a ripetizione, fra cui Conci, fra cui Valerio Conti della UE, fra Nampeter e fra altri corridori che adesso non mi ricordo a memoria, hanno provato a scattare per andare a vincere questa tappa. Nampeter della Jumbo-Visma Mondial a 15 km dalla fine è scattato, ha dato una sgasata fantastica a tutti gli altri fuggitivi, ha fatto gli ultimi 15 km praticamente da solo ed è riuscito a vincere, ragazzi. Nampeter della Jumbo-Visma Mondial dunque è riuscito, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli altri componenti della fuga, a vincere la tappa di oggi e a confermarsi come un giovane bello promettente, tanto che nelle primissime tappe di questo Giro d'Italia aveva anche indossato la maglia bianca, cosa che adesso, ahimè, non la indossa più, ecco. Questo per quanto riguarda in sintesi il gruppo dei fuggitivi, dove peraltro c'era anche Esteban Chaves dell'Amici, che ha provato a riscattare un giro molto deludente della squadra australiana della Mitchelton, però non ce l'ha fatta. E andando invece al gruppo di Big, il gruppo della maglia rosa, qualcosina è molto successo, anzi è successo. In pratica, nella salita di Anterselva abbiamo visto la Bahrain-Merida cercare di tirare a tutta per cercare di staccare qualche corridore molto in forma, Carapaz, Landa, Miguel Angel Lopez, Roglic, non ci sono riusciti, ma a 3 km dalla fine scatta, a sorpresa, devo dire la verità, Mikel Landa della Movistar. Io, quando ho visto Tosca, mi sono detto, ma sta a vedere che sarà uno scatto per anticipare l'attacco di Carapaz. Alla fine, praticamente, Landa ha fatto questo scatto, secondo me, per guadagnare dei secondi, che alla fine sono circa 20 quelli che ha guadagnato effettivamente sul traguardo su Roglic, perché in questo momento Landa in classifica generale occupa la quarta piazza e Roglic è la terza, e sappiamo tutti che Roglic in questi ultimi giorni è andato un po' in difficoltà, e mentre Landa è in grandissima condizione. Quindi, secondo me, Landa ha attaccato perché ha capito che Carapaz
oggi dovrà più che altro difendere, e anche perché per guadagnare dei secondi preziosi sul primo Roglic della Jumbo Visma, che ancora una volta ha dimostrato di non avere una squadra adeguata per un Giro d'Italia. È inconcepibile non avere una squadra veramente, non dico come la Bahrain, come la Astana, come la Movistar, che in questo giro sono dimostrati nettamente superiori alla Jumbo Visma, ma almeno un minimo, tenere almeno un corridore insieme a Roglic per affrontare bene le salite. Invece no, cioè Roglic è sempre solo durante le salite, e poi per forza Roglic è in difficoltà perché non ha nessun compagno, cioè li ha sempre tutti contro, quindi cioè, è normale poi che Roglic va a perdere secondi su tutti. Secondo me nelle tappe precedenti e anche nelle prossime tappe, perché non ha un compagno di squadra adeguato che lo sostiene, oppure manda il compagno di squadra tra virgolette migliore in fuga e per poi andare in difficoltà e non aiutare adeguatamente il suo compagno e il suo capitano. Quindi non lo so, una squadra Jumbo Visma sta correndo a livello di squadra questo giro in maniera inadeguata secondo me, e questo si sta un po' risentendo nel capitano. Fatto sta che poi Miguel Angel Lopez della Astana, che pareva essere in difficoltà, poi alla fine fa uno scatto nei 2,5 km, per ancora una volta per vedere se i big, fra cui Nibali, Roglic e Carapaz, reagirono al proprio scatto per vedere come stavano in condizione. Ha reagito solo Carapaz, e in un primo momento mi sono detto, ma secondo me Nibali si è gestito. Infatti secondo me Nibali si è gestito, perché oggi non era una tappa assolutamente per attaccare da lontano e guadagnare un'eternità sugli altri. Infatti alla fine Carapaz ha guadagnato 7 secondi su Roglic e su Nibali, mentre Landa ha guadagnato qualcosina in più, circa una ventina. Quindi ecco, diciamo che i telecronisti l'hanno pompata un po' come Nibali in difficoltà, Roglic in difficoltà. No, secondo me Nibali si è solo gestito, perché ieri ha fatto un tappone straordinario, oggi doveva soltanto difendersi. Secondo me non era la tappa giusta per attaccare, a mio parere. E quindi Carapaz guadagna 7 secondi, secondo me è un'inezia, un niente, su Roglic e Nibali, e Landa invece che guadagna un po' di più rispetto a sia Carapaz sia a Nibali e a Roglic, per cercare di rientrare in classifica e magari acciuffare il podio al posto o di Nibali o di Roglic. Secondo me è stato lo scopo dell'attacco odierno, quello di Landa, però stiamo a vedere. Quindi maglia rosa ancora nelle mani di Carapaz, che adesso conduce con 1 minuto e 54 su Nibali, 2 minuti e 16 su Roglic e 3 minuti e 3 secondi su Landa, che potrebbe anche essere una piccola sorpresa. La maglia ciclamina ce l'ha sempre addosso Arnaud Demar della AG Desert, della Groupama FDJ, scusate, ma questi nomi sono sempre un pochino simili. La maglia invece, quella bianca, ce l'ha sempre addosso Miguel Angel Lopez del team Astana, che ha guadagnato una trentina di secondi su Sivakov del team Ineos, mentre la maglia azzurra ce l'ha addosso Giulio Ciccone, che dopo il tappone straordinario che ha fatto ieri, oggi è un po' riposato in vista del tappone di venerdì e di sabato, e secondo me ha portato a casa questa maglia, questa speciale classifica l'ha portata a casa. Adesso deve soltanto arrivare sempre al traguardo in queste ultime tappe. E domani invece sarà una tappa riservata finalmente, dopo tante tappe di montagna, ai velocisti, ultimissima occasione per i velocisti per fare un acuto in questo Giro d'Italia, mentre per i big sarà secondo me una giornata di assoluto riposo. E quindi ci vediamo domani pomeriggio per il commento della 18ª tappa del Giro d'Italia 2019, e intanto vi auguro una buona serata.